Arrivata una buona notizia, è arrivata nel tardo pomeriggio, lo stabilimento Whirlpool di Carinaro non chiuderà ed è una decisione che è giunta dopo l'incontro azienda, governo e sindacati al Ministero dello Sviluppo Economico. È soddisfatto il ministro Guidi, parla di un cambio di passo radicale. In collegamento telefonico con noi c'è Marco Bentivogli, segretario generale FIM CISL. Benvenuto. Buonasera. Una buona notizia, finalmente dicevamo, Carinaro non chiude, il ministro Guidi parla di cambio radicale anche. Ma sì, finalmente iniziamo a fare dei passi avanti, ci saranno un piano industriale completamente revisionato che prevederà missioni industriali per tutti i siti da nord a sud, ovviamente quello che era più a rischio era quello a Caserta, quello di Carinaro. E saranno cancellati soprattutto i 2060 licenziamenti superi strutturali, per cui sicuramente c'è un cambio radicale. Il 23 verificheremo nei dettagli la coerenza degli annunci fatti oggi, però sicuramente è una buonissima notizia. Le aperture importanti fatte oggi dall'azienda quali sono? Ma che si aggiungeranno ai 530 milioni di investimenti altri milioni di investimenti per portare proprio a Carinaro un'attività della componentistica che servirà a dare lavoro. I lavoratori di Carinaro in questi mesi hanno rifiutato qualsiasi logica di assistenzialismo, hanno chiesto una missione industriale, lo abbiamo sostenuto venerdì in una grande manifestazione e finalmente adesso arrivano i risultati. Questo è sicuramente un dato molto importante. Ovviamente saranno cancellati i licenziamenti previsti anche per tutti gli altri siti. Ecco, quindi in tutto quanti licenziamenti sono stati cancellati, schivati? Ma sono cancellati tutti quanti, si procederà solamente a esodi volontari, trasferimenti, esodi verso la pensione, incentivi ai trasferimenti, ma non ci saranno licenziamenti appunto forzati che invece a partire dal 2018 erano ben 2060, per cui se queste cose saranno confermate il 23 e il 26 di giugno avremo veramente una svolta che abbiamo costruito con mesi di lotta e di contrattazione molto serrata. Ecco, lei dice se queste cose saranno confermate, un accordo ancora tutto da costruire? Ma certo, siamo abituati, fino a che non vediamo i testi e non abbiamo la possibilità di confrontare le cifre e parlarne come faremo a partire da domani mattina con i lavoratori, a tenere sempre il condizionale alle ipotesi che ci sono. Ovviamente noi ci auspichiamo che l'azienda abbia compreso che non si può rilanciare un'azienda con 2060 licenziamenti e 4 siti da chiudere. Quello sarebbe stato un bollettino di guerra, non un piano di rilancio. Quali sono stati allora gli argomenti forti che hanno convinto l'azienda? Ma gli argomenti forti sono stati intanto che esistono lavoratori professionalizzati e che il sito di Carinaro è un sito ad alta infrastrutturazione con una logistica invidiabile anche a tantissimi stabilimenti del nord e soprattutto ha visto un sindacato responsabile con la testa sulle spalle ma molto determinato, che rifiutava qualsiasi logica di licenziamento. Abbiamo da subito spiegato che chiudere uno stabilimento a Caserta, a 10 km da Casal di Principe, era un problema nel problema, non era solo un problema industriale, era un problema anche che la deindustrializzazione avrebbe fatto avanzare la criminalità organizzata. In quella terra si sta combattendo e si sta vincendo quella battaglia, bisogna stare a fianco a chi lotta contro il potere criminale. E questo è stato davvero uno degli argomenti centrali, insomma, credo proprio che sia stato importante. Grazie a Marco Bentivogli, segretario generale di FIM CISL. Buon lavoro dunque a ripartire da domani.